Sono molto contenta di essere in Italia per la giornata internazionale della donna, per lo sciopero, per insegnare alle donne autodifesa e dare forza alla rabbia delle donne nello sciopero. Ci deve essere un'azione, non solo scendere in strada per reclamare i nostri diritti. Dobbiamo agire. Sono stata cresciuta ad Ammanna, in Giordania, in un'area povera e tutti i bambini e le bambine giocavano per strada. E a volte litigavamo, ci picchiavamo un sacco e il più delle volte le prendevo dai ragazzi. Quindi ho detto ai miei genitori che volevo iscrivermi a qualsiasi tipo di allenamento di arte marziale. E a 14 anni sono diventata cintura nera e ho iniziato a competere a livello nazionale e internazionale. Perché c'è un sacco di violenza nei confronti delle donne nella nostra società, naturalmente in tutti i tipi di società. Ho deciso di insegnare loro come difendersi da diversi tipi di violenza. E dopo il training puoi vedere che le donne hanno più fiducia in se stesse, guadagnano in potere, iniziano anche a tirare fuori la propria voce e a fare cose importanti nella loro società. E questi cambiamenti naturalmente provocano grandi cambiamenti nelle loro vite. Ho viaggiato per tutto il mondo e le donne sono tutte uguali, differenti culture, background, sono tutte uguali. Quello che ci divide è la religione, il colore della pelle, idee politiche, ma subiscono gli stessi problemi. La violenza è soprattutto domestica, non solo in Medio Oriente, ma in molti paesi. È molto importante che i governi capiscano che dovrebbero mettere delle leggi che fermino questi violenti e i loro crimini, perché se non c'è punizione rispetto a questi atti violenti, coloro che li compiono continueranno a ripeterli. Sento che il mio lavoro, il mio impegno di vita è quello di dare forza alle ragazze e aiutare le donne a trovare la propria passione. Non ti puoi fermare perché sei un modello per queste ragazze. Non puoi fermarti per nessun motivo perché credono in te e se molli allora penseranno che anche loro non ce la possono fare e quindi continua ad andare avanti.